Buonasera a tutti, io sono Marco Gatti, il tema di questa sessione che vedrà intervistato l'assessore alla mobilità del Comune di Milano, Pierfrancesco Maran, il professor Carlo Alberto Pratesi, docente di Roma 3, all'Università di Roma 3, e il professor Andrea Pirisi di Underground Power, nonché docente al Politecnico di Milano. Ha come tema l'auto elettrica, l'auto ibrida, l'auto a metano, comunque insomma l'auto a impatto zero o quasi, a emissioni zero o quasi. Siamo super attuali, nel senso che poche ore fa è stata approvata dalla Commissione Trasporti l'incentivo di 5.000 euro per l'acquisto di auto che emettono 50 grammi, meno di 50 grammi di CO2 per chilometro. Io avevo fatto fare lo scorso anno, e quest'anno è in dirittura di arrivo, un'indagine su come il cittadino vive l'auto elettrica o l'auto a basso impatto. Vi anticipo qualche risultato, non è quella appena uscita, è quella di qualche mese fa, ma comunque è molto significativa per vedere come la gente, le aspettative della gente di fronte all'auto a impatto quasi zero. Auto che dal 1 di gennaio 2013, se passa in Parlamento in giugno la legge, riceverà un incentivo di 5.000 euro, che sono veramente parecchi. Allora, se mi fate andare le slide, lo vediamo rapidissimamente. Ho 10 slide che volevo commentare. La prima è che dalla nostra indagine, 1.000 interviste abbiamo fatto, vediamo che l'auto seduce 2 italiani su 3, cioè quindi quasi un 60% sarebbe disposto ad acquistare un'auto elettrica o ibrida fin da ora. Se andiamo avanti, la tecnologia migliore, qual è la tecnologia migliore per non inquinare? Sembra che per un terzo dei nostri intervistati sia quella ibrida, la tecnologia ibrida, quindi metà in parte elettrica e in parte termica, che è un po' una tecnologia di passaggio, andrà avanti qualche anno, anche le ibride, almeno alcune tipologie, avranno questo incentivo di cui parlavo. Se andiamo avanti ancora con le slide, che cos'è l'auto elettrica, come la definisci, che aggettivo gli metti insieme? Dicono prima di tutto che è pulita, poi silenziosa, poi innovativa. Vedete che in fondo alle slide vediamo un'anonima, insignificante, militante, sgraziata, povera, ma è una piccolissima minoranza che la definisce così. La stragrande maggioranza dà un giudizio positivo. Ripeto, è un sondaggio con 1.000 interviste, un campione rappresentativo degli automobilisti italiani. Le prestazioni minime che la gente si aspetta sono quelle che in effetti già ci sono, sia come autonomia sia come velocità massima. Andiamo ancora avanti. La comprerei se costasse sostanzialmente anche un po' di più di quello che costa oggi. In realtà le auto non costano un po' di più di quello che costano oggi, le auto veramente ecologiche costano quasi il doppio a parità di mezzo. Abbiamo chiesto, e qui Maran sicuramente saprà cosa dire, ci spiegherà perché i provvedimenti che ha preso stanno funzionando. Usi l'auto per andare al lavoro, abbiamo chiesto. E la risposta è stata sì, uso l'auto per andare al lavoro, 2 italiani su 3 dicono che la usano sempre o molto spesso. Quanti chilometri fai? Nella prossima slide lo vediamo, ne fanno pochissimi, cioè c'è soltanto oltre 20 chilometri, c'è meno del 22-23%, tutti gli altri fanno 4, 5, 10, 15, 20 chilometri, quindi un range di autonomia mente alla portata delle auto elettriche già di oggi. Quanti minuti pensi che sia giusto aspettare per ricaricare l'auto elettrica? La penultima slide ci dice che la gente si aspetta meno di un'ora sostanzialmente, cioè 3 su 4 si aspettano che meno di un'ora si ricarichi il tutto. Ecco, questo è assolutamente irrealistico. A oggi questo non c'è, l'industria non è in grado di dare questa risposta. Alla fine, ultima slide,
vediamo che alla domanda quanto pagheresti un'auto tipo Punto, Clio, cioè un'utilitaria un po' più grandina, il prezzo medio va sui 13.000 euro. Ripeto, costano più del doppio. Io mi fermo qua e vorrei parlare adesso con l'assessore Pierfrancesco Maran, che è in collegamento con noi da Milano. Pier, ciao, buongiorno, ciao. Buonasera. Allora, primissima domanda, molto rapida. Tu come giri per la città? Con che mezzi? Io usualmente con la metropolitana e il bike sharing, fondamentalmente. Poi ovviamente uso anche l'auto, però in misura molto ridotta. Ecco, abbiamo visto che il adesso tu hai chiuso una parte della città, l'area C, l'area centrale, quindi della città. C'è un'ipotesi anche di allargare addirittura questa chiusura. Chiusura significa mettere dei varchi e far pagare 5 euro per chi vuole entrare. Significa che l'auto può usare solo chi se la può permettere? Significa che se il centro della città di Milano è il luogo più servito dai mezzi pubblici d'Italia, com'è, è chiuso i mezzi pubblici, deve comunque pagare un contributo alla collettività perché paga il biglietto del trasporto pubblico e mezzo milione di persone entrano ogni giorno in centro con i mezzi pubblici, non si capiva invece chi entra in auto con una scelta che comunque arreca disagio a tutti perché il numero di auto in centro come altrove è molto elevato. Ma rinunciando a un'alternativa che invece è molto valida come trasporto pubblico per chi lo dovesse fare gratis, e questo ha dato come risultato una riduzione importante del traffico, un incremento dei mezzi pubblici, migliorandone l'efficienza e devo dire anche la qualità della vita in città. Poi le auto elettriche, come ben sai, sono esentate da questo provvedimento e anche il motivo per cui negli ultimi 4-5 mesi a Milano si iniziano finalmente a vedere un po' di macchine elettriche che girano anche in città, oltre che tanti convegni a cui siamo chiamati a partecipare. Ecco, se, auto elettriche in realtà nel 2011 in tutta Italia sono state 259, se non ricordo male, acquistate, quindi sono veramente poche. Io credo che Area C possano sicuramente contribuire, ma sono certo che invece il vero motore potrà essere questo incentivo da 5.000 euro nel 2013, 4.000 nel 2014 e 3.000 nel 2015 per le auto a emissioni zero o quasi. Volevo chiederti però il senso dell'area C, perché io sento sostanziale soddisfazione da una parte della cittadinanza e invece grave insoddisfazione dall'altra, cioè è proprio un provvedimento che rompe, che divide moltissimo la città, conoscenti, amici, giornali, commercianti e quant'altro. Ecco, la mia sensazione personale è che il senso dell'area C sia quello di cercare di cominciare a eliminare le auto private dalla città, disincentivandone fortemente l'uso. È questo, oppure è un far cassa come molti dei tuoi avversari sostengono? Intanto forse diventa un po' meno rispetto a qualche mese fa. Scusa, si è sentito male, puoi ripetere? Penso anche il collegamento. Ma la mia sensazione è che divida meno rispetto a qualche mese fa. Pensiamo che negli scorsi giorni l'opposizione ha dovuto annunciare che non è riuscita a raccogliere le firme contro per l'abrogazione di Area C. Ora, io credo che sia la prima volta che si tenta un referendum per togliere quella che viene definita una tassa e non si trovano le migliaia di firme necessarie per far abrogare quella che si definisce tassa. Il che significa che probabilmente c'è un cambiamento in essere tra i milanesi, anche la percezione del provvedimento sta cambiando. Però credo che il punto focale sia quello che dicevi tu, cioè noi dobbiamo distinguere il modo con cui ci si muove in città dal modo in cui ci si muove fuori dalla città. E in città l'uso dell'auto deve essere ridotto il più possibile e si possono utilizzare dei mezzi più ecologici. Anche la principale obiezione dell'auto elettrica, cioè il fatto la si può usare con una scarsa autonomia,
Beh, in città crolla, perché nessuno ha bisogno in un solo giorno di fare i chilometri di autonomia dell'auto elettrica. E allora in una città dove c'è la seconda e la terza auto forse può diventare un'alternativa reale e utilizzabile, possono essere utilizzati incentivi. Ecco, l'area C è partita dicendo tu per entrare paghi 5 euro, quindi è un disincentivo basato sul denaro, sulla spesa. Come incentivi invece per chi inquina meno, che cosa avete previsto? Certamente c'è quello sulle auto elettriche, ma sono veramente pochissime, c'è quello sulle auto a metano, se non ricordo male, che però finisce con quest'anno, è così, ma altri incentivi invece ce ne sono per chi cerca di inquinare meno? Allora, l'AC è una sperimentazione, al momento l'unica auto esentata per tutta la sperimentazione è quella elettrica, GPL, metano, ibride, bifuel. Attualmente non pagano, ma è una deroga di un anno. E nel corso della sperimentazione ovviamente valuteremo se mantenerla o se prorogarla. Teniamo conto che comunque lo spirito del provvedimento, che cambia anche rispetto a quello passato Ecopass, dove le auto Euro 4 non pagavano, quindi appena tutti hanno preso l'auto Euro 4 non pagava più nessuno, e anche trovare un sistema che sia lo sviluppo di mezzi come le auto elettriche, che come dicevi tu ad oggi sono davvero poche centinaia, poi io credo che nei primi mesi del 2012 siano un po' incrementate, si iniziano a vedere in particolare quei modelli piccoli da 6-7 mila euro, però hanno anche il vantaggio che essendo molto poche si può fare una politica di favore. Appunto, non dimentichi che il provvedimento però ha come finalità quello di ridurre l'uso dell'auto nel suo complesso. Certo, ultimissima cosa in questa sessione, poi dopo ti richiederò ancora qualche cosa dopo che hanno parlato Pratesi e Pirisi, però volevo capire, stiamo parlando della città, le auto pubbliche, cioè i taxi, sai che è un mio vecchio pallino, io venendo qui per andare in stazione ho preso un'auto ibrida, un taxi ibrido, parlato naturalmente col taxista come faccio abitualmente e si è dichiarato favorevole all'idea di dire sì, lasciate rinnovare le licenze dei taxi soltanto a quelli che, ai taxisti che cambiano la macchina per prenderne una o ibrida o elettrica quando avrà un'autonomia sufficiente. A che punto siamo? Io trovo consenso da parte di buona parte dei taxisti, certamente c'è ancora qualcuno che va in giro con, non dico lo Hummer bianco con scritto taxi, però la Jeep Cherokee sì, ci sono e lo sai perché abbiamo fatto anche qualche foto. Cosa mi dice lo posto delle auto pubbliche? Insomma, come abbiamo ancora un taxi giallo, come ricorderai, era in vigore 10 anni fa, anzi forse anche 15 anni fa, e quindi possiamo immaginare che categoria di euro sia. Quindi il rinnovo del parco taxi è un tema ancora importante su cui bisogna lavorare molto. C'è da dire che negli ultimi anni il passaggio alle ibride in particolare è stato molto elevato, con anche, se mi consenti la battuta, qualche difficoltà per gli utenti, perché chi ha l'auto ibrida, siccome ovviamente fino ai 50 all'ora risparmia, non vuole fare il turno di notte dove poi le velocità permettono di andare sopra i 50 all'ora. E dall'altra invece con la Regione Lombardia abbiamo concordato che il bando di quest'anno è rivolto al cambio verso i taxi elettrici, con un po' di mugugni da parte della categoria, perché poi l'offerta di mezzi utilizzabili come taxi elettrico non è ancora elevatissima, però stiamo lavorando sia sul tema delle infrastrutture di supporto, sia sul fatto che si possano iniziare a vedersi i taxi elettrici. Va bene, ci risentiamo fra poco, chiamerei adesso Carlo Alberto Pratesi dell'Università di Roma III, a cui vorrei dire prima di tutto, l'altra sera, ieri sera per la precisione, non l'altra sera, Dario Fo ha iniziato Eco Show, ha inaugurato Eco Show facendo un preciso e fortissimo attacco a Fiat, dicendo ci si aspetterebbe che l'industria italiana puntasse non sul petrolio, cioè guardasse un pochettino più in là del proprio naso, più in là di quello che si vende in questo preciso momento. E in effetti Fiat è un'industria che non fa nulla sul fronte dell'elettrico, o quasi nulla, insomma, a differenza di altri marchi. Quindi questo discorso del petrolio è piuttosto
è piuttosto interessante vedere cosa succede in Italia. Oggi ci sono stati questi incentivi, quindi una spinta, nonostante Fiat, mi diceva il ministro Clini con cui ho parlato l'altro giorno, il ministro Clini che ha appoggiato fin dall'inizio, ha sposato il concetto di incentivi per auto emissioni quasi zero e che si rammaricava con me, come abbiamo anche scritto su Espansione, per il fatto che da 15 anni, nonostante alcuni finanziamenti anche governativi, Fiat non abbia prodotto nulla su questo fronte, né sul fronte dell'elettrico né sul fronte dell'ibrido. Contemporaneamente si dice, Dario Fo diceva ieri in modo suggestivo come sa fare lui, è finita l'era del petrolio, bisogna che l'innovazione guardi oltre il petrolio puro e semplice. Io vedo che cambia il vertice di Confindustria, a chi danno la delega per l'ambiente, dico, ripeto, delega di Confindustria per l'ambiente, quindi le industrie italiane, a Edoardo Garrone. Edoardo Garrone è un signore che ha un nome tale per cui ERG, Edoardo Garrone Raffinerie, cioè è un petroliere. Come dire, io do la delega all'ambiente a un petroliere, cioè oro nero per la green economy, lo chiederei al professor Pratesi che in questo momento è in collegamento con noi da Roma. Prego Carlo Alberto. Grazie, buongiorno, non so se il collegamento funziona. Funziona benissimo. Bene, grazie. Allora sì, le tue perplessità sono abbastanza condivisibili, ma la mia sensazione è che, se volete, il discorso petrolio, energia elettrica, ibrida, sia un discorso che alla lunga potrà essere anche superato. Si racconta che Ford, il fondatore dell'omonima casa automobilistica, disse una volta: se avessi chiesto alla gente, alle persone, cosa vogliono, loro mi avrebbero risposto un cavallo più veloce, perché evidentemente non avevano ancora neanche l'idea di cosa potesse essere un'automobile. Oggi noi chiediamo alle persone, alla gente, alla società, cosa volete? La gente risponde: vogliamo un'automobile più ecologica, che consuma di meno, che inquini di meno. Sì, certo, potrebbe essere già un piccolo miglioramento, ma è chiaro che in prospettiva forse il paradigma stesso dell'auto privata per gli spostamenti rischia di essere superata. Ragionavamo l'altro giorno su quanto pesa un'automobile e quanto pesa la persona che sta dentro quell'automobile. Io credo che se un extraterrestre venisse sull'Italia o sul mondo si renderebbe conto che forse è un po' inconcepibile proprio l'idea stessa che ci si debba spostare soprattutto in città con l'auto. Devo dire che anche fuori dalla città col treno ci sono stati dei buoni progressi. Tu come ti sposti per Roma? Ecco, questa è una bella domanda. A Roma c'ho qualche problema, per almeno per il mio spostamento, raggiungere l'università con i mezzi non è facile, devo dire, sto da una parte all'altra della città. Io vado in motorino, vivo in motorino oramai da quando avevo 15 anni e sono un po' condannato alle due ruote, con tutto quello che questo comporta, non solo come inquinamento ma anche come rischiosità del mezzo. Quindi lo abbandonerei volentieri se tutti abbandonassero l'automobile e si potesse girare su mezzi pubblici a quel punto veramente veloci in una città senza auto private. Ma l'auto pulita, abbiamo visto che costa il doppio al momento, adesso c'è qualche incentivo che però non copre comunque. Ma secondo te è una cosa che è indirizzata solo a chi se la può permettere, cioè il discorso di Paoli, di Gunther Pauli che faceva poco fa, cioè qui abbiamo una concezione di economia green che è un'economia rivolta a chi può permettersi di pagare di più, di mettere un pochino o un tantone come in questo caso di più, è così, cioè per gli altri che non hanno la disponibilità economica o sono condannati a inquinare oppure gli si mettono dei divieti? Dal punto di vista economico è un modello che chiaramente è insostenibile comunque. Un economista ha ragionato sul fatto che l'automobile è costosa da comprare, ma è tutto sommato un costo fisso, cioè una volta fatto l'investimento si tende ad utilizzarla. Quello che dà fastidio è avere speso magari 15, 20, 30 mila euro per un'automobile e poi usarla poco. E allora quando uno la ha tende a usarla il più possibile, anche in situazioni in cui probabilmente non è sostenibile, non è forse neanche utile utilizzarla. Quindi probabilmente il vero problema è che l'auto è abbastanza economica nel suo uso,
e quindi anche se un'auto in città è forse ancora oggi il mezzo di trasporto più economico, magari più economico appunto del taxi, più economico di tanti altri modi, e questo non è sostenibile, cioè si dovrebbe in qualche modo disincentivare l'uso dell'automobile. Lo si può fare in vari modi, per esempio rendendo più difficile il parcheggio. Sembra paradossale, ma è chiaro che facilitare il parcheggio, che da tutti viene considerato un modo per risolvere il traffico nelle città, invece è esattamente il modo per favorire e dare per scontato che uno si debba muovere in automobile. Sì, in effetti a New York, girare a New York sono in garage proprio perché non trovano parcheggio altrove, o quante macchine non vengono utilizzate. Se noi favoriamo il parcheggio, il traffico tenderà all'infinito. No, in effetti girare per New York in macchina, lo sappiamo tutti, se siamo stati negli Stati Uniti, è impossibile parcheggiare. Io quando mi sono trasferito a New York, dopo 3 giorni sono riuscito a vendere la macchina perché non sapevo dove metterla e ho preso una serie di multe in 3 giorni, per cui è sicuramente un metodo per disincentivare. Si è parlato ieri, ed è venuto fuori un pochettino anche oggi, di questa imbecillità. Tutto sommato, no? Cioè, di fronte a degli aspetti, delle evoluzioni, delle innovazioni che sarebbero logiche, e sarebbe logico che i giovani, non solo i giovani, le fabbriche, l'industria, le aziende, le università studiassero soluzioni nuove, perché stiamo facendo dei danni alla sostenibilità, quindi al pianeta. Come mai così poco si fa? Allora, c'è qualcuno, in particolare Dennis Meadow, che fu il primo che scrisse il libro sui limiti dello sviluppo, che ci spiega che esistono due tipi di problemi: i problemi semplici e i problemi complessi. I problemi semplici sono quelli per i quali è facile individuare la soluzione migliore, anche perché la soluzione migliore sin da subito dà dei vantaggi e fa notare che c'è un miglioramento. Esistono invece i problemi complessi, per i quali a volte le soluzioni migliori nel breve periodo peggiorano la situazione e solo nel lungo periodo, o medio lungo periodo, in realtà la risolvono. Ecco, il discorso dell'automobile probabilmente è esattamente un problema complesso, cioè è un problema che con miglioramenti incrementali non porta a un miglioramento definitivo, ma a un continuo peggioramento. Se invece ci si rassegnasse ad avere magari alcuni mesi, forse anche un anno, di difficoltà in una città proprio il fatto di aver abolito completamente il trasporto privato, e quindi ci si investisse nel questo peggioramento, diciamo, immediato a vantaggio di un miglioramento futuro, perché i mezzi pubblici senza auto private sarebbero perfetti, allora troveremmo il risultato e troveremmo la soluzione migliore e quindi il risultato migliore. Purtroppo questo tipo di decisioni un politico non le può prendere, perché peggiorare la situazione per 1 o 2 anni, quando sa che il miglioramento avverrà magari dopo le elezioni e quindi quando lui non avrà più posto, evidentemente crea delle grandi resistenze. Per cui, diciamo, la sostenibilità, e non ci si riferisce soltanto al trasporto, ma tanti ambiti della sostenibilità richiedono scelte e decisioni che potrebbero all'inizio essere un pochino più faticose di quello che non è rimanere nella situazione attuale. Però è vero anche che non prendere quelle decisioni rischia di non portarci da nessuna parte, e credo che l'esempio del traffico e dei parcheggi, che vedete anche nelle slide che ho preparato, sia proprio uno di questi. La creazione di parcheggi apparentemente migliora la situazione, però di fatto nel lungo periodo non fa altro che confermare un tipo di soluzione che è sicuramente sbagliata. Quindi abbiamo bisogno di politici coraggiosissimi, oppure con la posizione o la poltrona blindata. Vedremo poi dopo cosa ne pensa Maran. Ci risentiamo fra un momento. Io mi occupo da tanto tempo di auto elettriche, auto a basso impatto, ne ho scritto, abbiamo costruito degli eventi, abbiamo messo a confronto le industrie, le istituzioni, i produttori di energia elettrica, i produttori di colonnine, di ricarica, eccetera, eccetera, da ormai qualche anno. Anni fa l'avevo chiamata l'alba dell'auto elettrica, qualche cosa si sta muovendo. Però ogni volta che io parlo di auto elettrica, e in qualche modo ne magnifico il fatto, perché tutto sommato non emette nulla, non ha il tubo di scappamento, per cui difficilmente esce qualche cosa, non esce assolutamente niente, non gli serve il tubo di scappamento a un'auto elettrica. Però c'è sempre quello che dice: sì, vabbè, però tanto l'energia elettrica per farla andare hai bisogno di produrla, quindi inquini uguale. Allora, a parte il fatto che non si inquina nello stesso modo, perché
produrre in un posto centralizzato per 10.000 mezzi piuttosto che avere 10.000 produzioni di energia termica inquina di più. Ma al di là di questo, la domanda ha un suo senso. Abbiamo con noi l'ingegnere Andrea Pirisi. No, non abbiamo con noi, mi dicono, l'ingegnere Andrea Pirisi che ha messo a punto un sistema di dossi rallentatori che producono energia elettrica. Dossi che sono praticamente ormai ovunque, nei parcheggi, nelle autostrade, nei centri abitati, in periferia, un sistema tale per cui ogni macchina che ci passa sopra produce un pochino di energia elettrica. 10.000 macchine producono energia che passano, quindi è più o meno il passaggio giornaliero di una rotonda un po' trafficata, potrebbero generare energia elettrica per circa 40 famiglie. Io ho raccontato la cosa di Andrea Pirisi, che è un giovane ricercatore ed è un, diciamo, a capo di una start-up. Però, visto che in questo momento non è collegato con noi, è collegato? Sì, forse no. Vediamo se ci sente. Ok, ci sente. Andrea, buonasera. Buonasera. Buonasera, io ho presentato in modo molto rozzo quello che è il vostro progetto, la vostra idea e quindi direi che lascio a te la parola per una breve presentazione di questa possibile innovazione che a costo praticamente zero, cioè usando cose che già ci sono come i dossi rallentatori, sfrutta quello che è l'energia generata soltanto dal passaggio delle auto. Ce la spieghi bene e ci spieghi anche le prospettive? Sì, esatto. L'idea, innanzitutto vi ringrazio per l'invito, a cui partecipo molto volentieri. Allora, l'idea brevemente è abbastanza semplice. L'idea si basa sul principio di recuperare qualcosa che viene perso, o meglio, sprecato tutti i giorni da ciascuno di noi in un normale utilizzo della propria automobile. Ed è legato al rallentamento delle auto. In sostanza, quando un'auto rallenta, per esempio, da 50 a 20 km orari, e quindi stiamo parlando di un rallentamento medio, una frenata normale, per esempio in accesso a una rotatoria davanti a un passaggio pedonale, in un rallentamento del genere parte della propria energia cinetica viene buttata via. È una piccola porzione, però se si fa il conto di quante auto transitano a un incrocio mediamente al giorno, si sta parlando intorno alle 10.000 unità, ecco che saltano fuori circa 500.000 kWh l'anno che vengono sprecati ad ogni incrocio da tutti noi, praticamente senza nessuna possibilità di recuperarlo come quantità di energia. Il principio che sta dietro al prodotto sviluppato da noi, da Underground Power, è quella di poter mettere le mani su questa energia che viene buttata via. Per cui abbiamo ideato un sistema che apparentemente è simile a un dosso, ma in realtà è un rallentatore stradale. È una piattaforma lunga circa un metro, larga 3, che può essere installata in serie realizzando degli impianti lunghi nella lunghezza richiesta dal cliente, quindi può arrivare fino a 10-15 metri, da installare nelle zone dove il rallentamento è previsto o addirittura richiesto. Quindi, come dicevo prima, si sta parlando di accessi alle rotatorie, ingressi alle aree di sosta in autostrada, accessi alle zone telepass davanti all'attraversamento pedonale, oppure in zone dove il rallentamento è addirittura richiesto, per esempio in un rettilineo con il passaggio di un asilo, con l'uscita di un asilo. Quindi tutte le zone dove mediamente può comparire o compare un dosso tradizionale. Funzionamento è molto semplice: quando l'auto ci passa sopra, in virtù del proprio peso e della propria inerzia, è in grado di comprimere la superficie del dispositivo e quindi di deformare la superficie stessa. Per capirci, sì. È in grado di comprimerla di quanto? Cioè 10 centimetri, 5 centimetri, quanto va giù? 3 centimetri. Ah, pochissimo. 3 centimetri. Quindi non è uno spostamento minimo, non è neanche uno spostamento enorme, consideriamo che l'altezza del dosso stradale più piccolo è di 3 centimetri,
stivali sono di 3, 5, 7 centimetri. Quello più piccolo è appunto di 7 centimetri ed è omologato per transiti fino a 70 km all'ora, mi pare. E quindi l'idea è quella di riprodurre un po' queste caratteristiche. Per cui quando l'auto ci passa sopra, comprime la superficie di 3 centimetri, comprimendo la superficie cede, la macchina, diciamo, fa del lavoro fisico, quindi cede parte della propria energia cinetica alla struttura. Quindi cosa succede? Che questa struttura assorbe l'energia cinetica dell'auto. E qui c'è un primo fenomeno, perché l'autovettura in questo modo viene rallentata. Ed è un valore aggiunto in termini di sicurezza stradale, perché non è più un dissuasore, è un sistema che garantisce che l'autovettura in transito sopra questo dispositivo rallenti effettivamente. L'energia cinetica, quindi l'energia meccanica così raccolta, viene convertita da un sistema di conversione elettrico e viene poi riportata in uscita nello stesso modo con cui viene fatto su un impianto fotovoltaico, quindi è in corrente continua e da lì è possibile utilizzare questa energia per farne ciò che uno ne vuole. Per esempio, può essere utilizzata per scopi locali, per esempio l'illuminazione pubblica o l'alimentazione di un parcheggio per le ricariche di auto elettriche, o può essere utilizzata per vendere l'energia alla rete. In ogni caso, la cosa più significativa è che di fatto uno sta realizzando una compensazione della CO2 prodotta dal traffico utilizzando il traffico stesso. Perfetto. Senti, questo brevetto voi l'avete fatto, l'avete brevettato quando questo sistema? Il sistema l'abbiamo brevettato nel 2009, E le nel reazioni? Ah. 2010 è stato depositato in Italia, è stato poi avviato una procedura di brevetto internazionale e attualmente siamo nella fase finale di questo processo. Ecco, le reazioni sono, ma siete matti, ma come non ci avevamo pensato, perché non ci abbiamo pensato noi, presto facciamo un contratto, non so, che tipo di reazioni avete avuto? Perché diceva Gunter Pauli prima, in realtà il futuro è nelle mani dei giovani imprenditori con pochi soldi, molto più che non dei vecchi benestanti che non cambieranno mai le regole del gioco perché stanno bene così. Quindi la rivoluzione non può che partire da lì, da voi. Ecco, voi che reazioni avete avuto finora? Ma c'è da dire che noi, bene o male, siamo figli della globalizzazione, no? Siamo cresciuti su internet, col computer, per cui ci ispiriamo a quelli che sono i punti di riferimento del momento. Io quando me lo chiedono, chi mi chiedono com'è fare una startup, il mio commento è sempre: avviare un'azienda oggi per me è come fare una rock band, perché alla fine ha le stesse caratteristiche. E come negli anni 70 si cercano i punti di riferimento, cioè quei ragazzi che con una buona idea che è piaciuta al pubblico sono riusciti poi a diventare, a lasciare una pietra miliare sul percorso. E quindi noi prendiamo come riferimento i ragazzi, inevitabilmente i ragazzi della California. E se tu senti i loro commenti, sono sempre del tipo: se per fare una cosa devi avere creatività, volontà e soprattutto tanta fame. E noi abbiamo desiderio di dimostrare che l'Italia non è un paese morto, ma è un paese pieno di creatività, come lo è sempre stato, e di volontà di fare le cose. Abbiamo la fortuna di lavorare su un progetto che piace per l'idea green, piace perché è portato avanti da un'azienda in cui lavorano 5 persone che hanno un'età media di 32 anni. Piace perché alla fine è un modo forse utile o intelligente di risolvere un problema ecologico. Per cui Perfetto. effettivamente la reazione media che abbiamo è: cavolo, è proprio una bella idea. Quando è che la mettete giù? Quando ce l'avete pronta? Quando ce la potreste far provare? E lì diventa poi un problema gestire le tempistiche, perché spesso ti chiedono sempre ma più di quanto tu sia in grado di dare in quel momento. Va bene. Senti, niente, io ti ringrazio. Grazie a voi. Fare le parole di Steve Jobs, stay foolish, stay hungry, cioè sì. Pazzo e sì affamato, che parole che aveva rivolto agli studenti dell'Università di Stanford. Maran c'è ancora in collegamento? Vediamo un attimo se c'è ancora Maran perché è stato tirato in ballo da Pratesi, in quanto politico. Maran ha di fronte una sfida piuttosto grossa, è giovane anche lui, quindi l'ingegnere che ha lanciato la startup, vediamo se Maran ci può ancora rispondere. Stiamo chiamandolo e vediamo
C'è, benissimo. Vorrei concludere con Pierfrancesco Maran. Allora, il professor Pratesi prima, non so se hai sentito, stava dicendo che davvero fare dei veri cambiamenti significa per i politici mettersi in gioco la propria carriera, ovvero prendere dei provvedimenti gravemente antipopolari e peggiorare la situazione anche della propria città o del proprio paese per un anno, forse due anni. E cioè, quando comincia il miglioramento, perché c'è stato un investimento grosso su questo, poi ci sono le elezioni, magari per cui per il politico è davvero dura riuscire a cambiare le cose, ci vuole un coraggio da leone. Tu ce l'hai questo coraggio? Diciamo che abbiamo iniziato con provvedimenti semplicissimi, anche rispetto ad Area C era più facile non farla se mi passi il concetto. Quindi noi ci stiamo provando, sappiamo che la consigliatura dura 5 anni e che non è ancora finito il primo anno da quando siamo stati. Almeno un bel lapsus però. Almeno è un bel lapsus, almeno 5 anni vuol dire che anche per i prossimi 5 stai pensando e lavorando. Siamo assolutamente fiduciosi e certi di vincere le elezioni tra 5 anni, tra 4 anni, quindi da quel punto di vista pensiamo di avere più tempo, però crediamo che stiamo impostando dei provvedimenti e li stiamo facendo anche con un clima positivo da parte della città che ci permetteranno di avere tra qualche anno una città trasformata visibilmente. Credo che le amministrazioni possano fare una parte, ma che sia fattibile solamente se si crea il consenso al cambiamento in città. E Milano dimostra che su questo può essere davvero, davvero all'avanguardia. Quindi io sono molto fiducioso e questo è un aiuto anche a trovare il coraggio per prendere certe decisioni. Ecco, un'ultima cosa. Proprio oggi è passato in Commissione Trasporti il programma incentivi. Finora abbiamo parlato di incentivi all'acquisto di auto a emissioni zero quasi, ma il provvedimento comprende anche 420 milioni di euro in 3 anni per la creazione di un'infrastruttura di ricarica. Cosa potrebbe succedere a Milano? Perché ovviamente i 420 milioni non sono tutti su Milano, però sono su aree metropolitane. Londra sta andando verso i 25.000 punti di ricarica. Milano com'è messa? Noi ovviamente siamo un pochino indietro, abbiamo superato da poco i 25, quindi è evidente che c'è un gap, no, siamo un po' sopra i 25, ma oggettivamente sono numeri non comparabili. Io credo che dobbiamo riuscire ad utilizzarli al meglio insieme a tutti i vari settori privati. Cioè io credo che sarebbe uno sbaglio mettere in maniera spot delle centraline di ricarica in superficie, in strada, in città e basta, come se questo fosse la pianificazione di un sistema. Va creato un sistema molto facile a cui accedere per chi acquista l'auto elettrica, per cui possa avere un punto di ricarica molto rapido, o direttamente nel suo garage o nelle immediate prossimità laddove non ne dispone. Vanno integrati nei parcheggi di interscambio, nei parcheggi sotterranei che ci sono anche in centro, in modo che ci sia un congruo numero di spazi riservati alle auto elettriche e va sviluppata una politica insieme al mondo aziendale. Credo che sarebbe uno sbaglio in cui spesso la politica cade, cioè l'idea di dire siccome ci sono dei soldi li utilizziamo, mettiamo delle colonnine in giro in maniera, passami il termine, un po' casuale, e abbiamo assolto il nostro compito. No, invece, visto che le auto elettriche sono ancora poche, lavoriamo per creare un'infrastruttura che risponda a chi ha deciso di accettare questa sfida, si è comprato un'auto elettrica, e costruiamo un servizio che inizialmente è su misura per i nuovi utenti, che quindi viene utilizzato, perché una delle cose peggiori che possono capitare è creare un'infrastruttura e poi tutti quanti i cittadini si notano come prima cosa che nessuno ricarica dei mezzi. Ti ringrazio. Vorrei concludere con una domanda al professor Pratesi. Allora, se è già collegato, abbiamo parlato di auto elettriche, abbiamo parlato un po' di auto ibride, abbiamo lasciato un po' in disparte le auto alimentate a metano, cioè a gas. Allora, l'auto alimentata a metano quest'anno, nei primi 4 mesi di quest'anno, dal 1 gennaio al 30 aprile, ha avuto un incremento delle vendite del 52% in Italia a fronte di un calo delle immatricolazioni generali delle auto del 20%, quindi senza nessun incentivo, quindi c'è stata una corsa ultimamente alle auto a metano.
perché il metano costa meno, costa 2/3 in meno della benzina, quindi fare lo stesso numero di chilometri, uno spende 2/3 in meno. L'impatto ambientale è molto minore, mi si dice, e questo chiederei appunto al professor Pratesi, ma è vero che il metano ha un impatto molto minore? Ma diciamo che ogni volta che si parla di impatti ci sono delle misurazioni e degli indicatori che devono essere utilizzati. Pensiamo anche alla fonte da cui viene attinto il metano, pensiamo se è riciclabile, se è rinnovabile o meno. Per cui ho la sensazione, anche sentendo gli interventi di prima, che si continui a puntare su miglioramenti incrementali nell'uso dell'automobile, quasi come a pensare che comunque l'automobile deve sopravvivere e deve essere utilizzata quanto è utilizzata adesso. Cosa si sente? Perché io sento dei rumori di fondo. Sì, ci sono dei rumori di fondo, ma però si capisce. Ah, ok, si è capito. Perfetto. Quindi pensate anche a tutta l'epopea del biofuel, o di quando si è pensato e ancora si pensa che per esempio le auto possano essere alimentate utilizzando i prodotti della terra, quindi utilizzando praticamente campi che vengono coltivati apposta per produrre piante che poi vengono trasformate in biofuel. Io credo che leggendo quello che sta succedendo e ascoltando e vedendo tutti questi casi ci si possa rendere conto facilmente che c'è qualcosa che non funziona abbastanza bene. Usare la terra per produrre benzina o continuare a alimentare le nostre auto probabilmente è una strada che non ha un vero futuro. Ora, questo non vuol dire che le auto devono scomparire, perché non scompariranno mai, è uno strumento eccezionale, quindi ci auguriamo che si continueranno ad utilizzare. Però vedo che nei giovani, per esempio, proprio i giovani di cui parlava Pirisi, della Silicon Valley, ma anche forse italiani, l'auto non è più quell'oggetto del desiderio, lo dicevi anche tu con l'indagine che ci hai fatto vedere, non è più quell'oggetto del desiderio, anche quel modo per affrancarsi dalla famiglia, per poter essere liberi. Oggi tra i giovani c'è un modo di muoversi forse diverso rispetto all'automobile, ci sono tanti modi per conoscere e spostarsi, per cui forse il messaggio che vorrei dare è che l'inventiva dei giovani e i meno giovani che stanno pensando a come rendere più sostenibile i nostri movimenti deve essere orientata a qualcosa di un pochino più radicale che non la semplice riduzione dell'impatto, anche perché una riduzione dell'impatto, anche se consistente come potrebbe accadere per il metano con l'auto elettrica, di fatto verrebbe annullata dall'aumento di automobili che ci aspetteremo nei prossimi anni. Pensate a quello che sarà la motorizzazione della Cina, a quello che succederà in India con questo boom demografico che loro hanno. Per cui come possiamo pensare che ridurre i nostri consumi sia sufficiente per rendere il pianeta sostenibile, quando ogni consumo che noi riduciamo sono 3 automobili nuove che vengono magari acquistate in paesi in via di sviluppo? Quindi sì, è chiaro che lo sforzo deve essere un po' maggiore, e questo sforzo richiede un'inventiva che lì veramente è un'inventiva di altissimo livello, per il quale mi auguro che nuove generazioni si impegnino e quindi possano arrivare a dei risultati poi condivisibili a livello planetario. E quindi la domanda: qual è l'auto del futuro, qual è l'auto sostenibile, o meglio, qual è l'auto durabile, cioè che consenta di mantenere l'equilibrio con il pianeta, consenta di mantenere un equilibrio sociale, un equilibrio economico? È una domanda da $1 milione a cui nessuno ha ancora una risposta, è così? Forse l'auto più ecologica del mondo è l'auto che non si acquista e che non si compra, che non si produce. Mi rendo conto che questo può essere un po' radicale come discorso, però ci sono dei momenti della storia in cui certe tecnologie devono cedere il passo ad altre, e io credo che sia il momento di considerare il trasporto privato una tecnologia superata o superabile comunque, anche magari riducendo gli spostamenti, perché si fa un gran parlare dei prodotti a chilometro zero quando si tratta di generi alimentari, ma per esempio non si parla di quante volte noi ci spostiamo in maniera inutile. Io pensavo al concetto del weekend a chilometro zero, le vacanze a chilometro zero, cioè c'è stata una tendenza a sottovalutare il costo degli spostamenti e a fare spostamenti a volte anche inutili, magari andare a Milano per una riunione partendo da Roma, o andare a fare le vacanze alle Maldive invece che in qualche bella località della Sicilia. Cioè c'è stato forse un,
un atteggiamento un po' rilassato sul fatto che lo spostamento costa poco. Pensiamo anche ai voli low cost, che sono un'altra bomba ambientale assolutamente importante, e forse bisogna rieducare a godere del locale, a godere dei minori spostamenti, a usare le tecnologie, per esempio la videoconferenza, come stiamo utilizzando adesso, per non doversi spostare con i mezzi, e apprezzare questo e scoprire anche che in fondo la vita non è peggiore, anzi magari è anche più piacevole e rilassata. Ti ringrazio, mi spiace per te e per gli altri intervenuti che abbiate voluto essere a chilometri zero e non venire qui ad Alcatraz, nel cuore dell'Umbria. Oggi è una giornata bellissima e siamo circondati dal verde, green, nel senso di alberi meravigliosi. Resta sicuramente l'assurdo di utilizzare energia necessaria a muovere 2 tonnellate di plastica e ferro per spostare da un luogo all'altro 70-80 kg di umano, ma questo lo lasciamo alla riflessione di noi tutti e poi alle azioni che ciascuno vorrà portare avanti. Io ringrazio tutti e chiuderei qui questo collegamento.